Ancora e sempre preziosa, la cornice di Piazza di Siena ha offerto al pubblico il consueto appuntamento a Roma con il concorso internazionale ufficiale di salto ostacoli. 14 binomi sono stati ammessi alla seconda manche del Gran Premio Roma. Fabrizio Ambrosetti, Hubert Bourdi, Thomas Fuchs, Ludo Philippe Hertz, Rudolf Letter, Enrique Sarasola, Filippo Moyerson, Arnaldo Bologni, Michel Robert, Hervé Godignon, Luis Astolfi, Stefano Cesaretto, Willy Melliger, Dirk Demersman. Primo binomio qualificatosi per la seconda manche del Gran Premio, per l'Italia Fabrizio Ambrosetti su Le Gay White Gate. Nato a Busto Arsizio nel 69, campione juniores 1987. Nel 1988 vince l'oro a squadre ai campionati europei giovani cavalieri. Nell'89 è il migliore azzurro, sesto in questa stessa gara. Si aggiudica il titolo italiano Under 21. Nel 90 è medaglia d'argento. Nel 91 vince con l'Italia la Coppa delle Nazioni dell'Oxio di Sopot. Per la Francia un nome prestigiosissimo, Hubert Bourdi, in sella alla femmina Selle Français, San Patrignano, Rassia du Poncel. Bourdi ha rappresentato la Francia in Coppa delle Nazioni per la prima volta nel 1983. Vinse i Giochi Mediterranei dello stesso anno. Nato a Troyes, ma trasferitosi nel sud della Francia, incontrò Michel Robert. Iniziò a montare in competizioni locali e nazionali e fu scoperto da Marcel Rosier. Grazie a Rosier ebbe il suo primo cavallo di successo, Juniper Russe. Per la Svizzera Thomas Fuchs su Dilano. Nato il 10 gennaio 1957 da una famiglia appassionata di cavalli, i suoi due fratelli, Marcus e Alois, sono anch'essi cavalieri di fama internazionale. Il suo debutto in Coppa delle Nazioni risale al 1976, da allora ha difeso i colori elvetici in 68 occasioni. La sua carriera è costellata di innumerevoli successi, medaglia d'argento ai campionati nazionali 1978 e campione nazionale nel 1986. Ha ottenuto la vittoria a squadre nei campionati europei juniores nel 1973, medaglia d'oro ai campionati europei a squadre nel 1983, bronzo a squadre nel 1991, quinto a squadre alle Controolimpiadi di Rotterdam nel 1980, settimo a squadre ed individuale alle Olimpiadi di Seul 1988, vincitore della tappa di Berlino nella Coppa del Mondo 1981, ancora settimo a squadre ed individuale nel 1990. Per il Belgio, Ludo Philippe Hertz su Optibeur Fidelgo. Nato il 22 giugno 1963, ha cominciato a montare a cavallo a 7 anni, trovando in suo padre il suo primo e più importante sostenitore. Si è messo subito in luce vincendo il campionato nazionale riservato agli Young Riders. Ha montato con Emil Hendrix ed è poi passato sotto la guida di George Morris. Il suo debutto in squadra ufficiale risale al 1985. Da allora la sua carriera si è man mano arricchita di importanti successi internazionali. Una vittoria nella tappa finale della Coppa del Mondo di Londra nel 1988, vincitore del Gran Premio nell'Internazionale Kaplan nel 1989,
campione nazionale 91, vincitore del Gran Premio dell'Internazionale di Birmingham e di Eindhoven. Ha rappresentato il Belgio nell'ultima edizione del campionato europeo, svoltosi a La Boule nel luglio scorso. Per la Svizzera, Rudolf Letter su Cartier secondo. Rudolf Letter ha rappresentato la Svizzera in una Coppa delle Nazioni per la prima volta nel 1989. Medaglia d'argento ai campionati nazionali nel 1989. Nel 1990, durante l'Oxio di Roma, ha firmato un doppio netto nella Coppa delle Nazioni. Ai campionati europei di La Boule ha notevolmente contribuito alla vittoria della medaglia di bronzo della squadra elvetica. Per la Spagna, Enrique Sarasola su Garante. Ha rappresentato la Spagna in una Coppa delle Nazioni per la prima volta nel 1988. Da allora ha rappresentato il suo paese in più di 10 occasioni. Nell'anno 1991 ha vinto il Gran Premio di Palm Beach su Miratel, si è aggiudicato una prova nell'Internazionale di Firenze e un buon piazzamento, settimo, del Gran Premio dell'Oxio di Roma. Filippo Moyerson in sella a Loro Piana Dugano, di recente nominato cavallo dell'anno. Moyerson è nato a Milano il 30 agosto del 54, si è imposto all'attenzione generale nell'81 vincendo il Gran Premio di Bruxelles ed il Gran Premio di New York. Ottavo negli Europei di Monaco 81, tre volte campione nazionale, membro della squadra italiana ai Giochi Olimpici di Los Angeles, nel 91 5 vittorie internazionali. Per l'Italia, Arnaldo Bologni su Moccaido. Nato a Reggio Emilia il 23 agosto del 60, ha debuttato in campo internazionale nell'80. Il suo primo sponsor è stato il tenore Luciano Pavarotti. Il debutto in Axio a Roma è datato 85. Il suo ingresso in squadra azzurra è avvenuto 5 anni più tardi con la partecipazione ai mondiali di Stoccolma. Per la Francia, Michel Robert su Nonix. Nonix è un castrone bayou sel français nato nel 1979. Michel Robert può essere considerato il decano della squadra francese di salto ostacoli.
è il più giovane di 6 fratelli e la sua passione per i cavalli gli viene dal padre, che abbandonò la sua brillante carriera di medico per aprire una scuola di equitazione. Campione nazionale di concorso completo nel 1970, ha partecipato anche ai Giochi Olimpici di Monaco nel 1972. Robert ha la reputazione di cavaliere di stile, sposato, un figlio. Per la Francia, Hervé Gaudignon su H.I. Kidam de Revelle. In sella a questo cavallo si è classificato al 6° posto individuale al campionato d'Europa di La Baule 1991. Suo padre si occupava di cavalli, non fu una sorpresa se Gaudignon cominciò a montare all'età di 10 anni. Suoi istruttori furono allora Hubert Parot e Alfred Lefebvre. Campione nazionale del 1978, 79 e 89, ha in attivo un alto numero di presenze, oltre 50 in Coppa delle Nazioni. Ha vinto il Gran Premio Roma nella passata edizione dell'Oxio in sella a Prince d'Enconville e ha conquistato la stessa vittoria con la Kidam de Revelle in questo Oxio. Per la Spagna, Luis Astolfi su Fino Laína. Luis Astolfi, sposato, avvocato di professione, ha esordito in Coppa delle Nazioni nel 1984. Nello stesso anno è campione di Spagna. Ai Giochi Olimpici di Los Angeles ottiene un 10° posto nella classifica individuale e un 7° posto con la squadra. Partecipa alle Olimpiadi di Seul nel 1988 e nel 1989 si laurea per la seconda volta campione nazionale. Ha partecipato al campionato d'Europa di La Baule, ottenendo il 6° posto con la squadra spagnola, montando Quart du Vallon, che è uno stallone Bayo Sel Français nato in Francia nel 1982. Per l'Italia, Stefano Cesaretto su Louis XIV. Nato a Brescia il 14 luglio del 64, in evidenza sin da giovanissimo, campione tra gli Young Riders nell'84 e nell'85. Nell'84 ha vinto la Coppa della Regina dell'Internazionale di Barcellona. Nell'89 si è aggiudicato il Gran Premio dell'Oxio di Sopotte. In squadra negli Europei 89 e nei Mondiali 90 ha vinto la Coppa degli Assi. Per la Svizzera, Willy Melliger su Moët Chandon Quintasset. Quintasset è una femmina Sel Français nata in Francia nel 1982. Con questa cavalla, Melliger ha partecipato al campionato d'Europa di La Baule, conquistando con la squadra la medaglia di bronzo. Cominciò a montare all'età di 12 anni. Sposato, una figlia, Michelle.
fa il commerciante di cavalli. Ha vinto il suo primo campionato nazionale nel 1974. Nel corso degli anni ha ripetuto questo successo in altre quattro occasioni, 83, 85, 87 e 88. Ha disputato oltre 60 Coppe delle Nazioni, vice campione d'Europa con la squadra nel 1981, medaglia d'oro a squadra nei campionati europei svoltisi a Ixtide nel 1983, membro della squadra quinta classificata ai Giochi Olimpici di Los Angeles, medaglia di bronzo a squadra nei campionati europei del 1987, 1989 e 1991. Per il Belgio, Dirk Demersman su Kenwood Edelbert. Demersman ha rappresentato il Belgio in una Coppa delle Nazioni per la prima volta nel 1989. Non è sposato, è la sua seconda uscita a Piazza di Siena. Ha un ricchissimo palmarès nazionale ed ha già montato nelle piazze prestigiose di Ixtide, Lucerna e Dublino. Si conclude con la vittoria di Hervé Godignon e il Gran Premio Roma di Piazza di Siena. Godignon ha così bissato la stessa vittoria dello scorso anno. Una vera razzia d'oro, perché Godignon e Kidam hanno vinto un altro oro in questa stessa edizione dell'Oxio Romano, quello a squadre in Coppa delle Nazioni. Protagonista della grande vittoria di Hervé Godignon, H.I. Kidam Derevel, stallone Saint-Français, figlio di Jalisco, nato nel 1981. Vincitore del Gran Premio Roma 1992. Secondo classificato Enrique Sarasola, ha rappresentato la Spagna in sella al bravissimo Garant. Terzo, lo straordinario Dirk Demersman per i colori del Belgio, in collaborazione con Kenwood Edelbert. Se vuoi completare la tua videoteca con i salti di tutti i grandi campioni, c'è anche Master di Caro Cavallo numero 6. Uscito in giugno, ti dà tutta la Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena. Se lo hai perso, puoi richiederlo all'indirizzo in sovrimpressione. Attesissima la prova di potenza che in questa edizione dell'Oxio di Piazza di Siena vede 13 binomi in campo per la prima prova. Valerio Sozzi, Pedro Sanchez Alemán, Philippe Gerda, Jens Trabierg, Stefano Nogara, Jorge Matias, Soren Knutsen, Boris Bohr, Roberto Airoldi. Dirk Demersman, Bruno Scolari, Diego De Riu, Stefan Lauber. Questo il percorso. Premio Martini Rosso, categoria di potenza. Lunghezza del percorso 300 metri, tempo massimo 45 secondi. Tempo limite 90 secondi. Barrage sugli ostacoli 3 e 4. Ostacolo numero 3, triplice. Ostacolo numero 4, muro.
Vediamo il percorso di Boris Bohr su Vancouver, segnato da un errore sulla triplice che esclude il binomio dal barrage seguente. Gli altri concorrenti superano tutti netto questo barrage. Secondo barrage, il muro raggiunge i 2 metri ed è largo 1 metro, mentre la triplice misura 1,80 m. Valerio Sozzi, figlio di un capitano di industria italiano, Valerio Sozzi Senior, ha debuttato a Piazza di Siena nell'89 con Vanilla, terzo posto nella Coppa degli Assi di Palermo nel 90 e primo ex aequo nella Potenza, quinto in Coppa delle Nazioni XIO Roma 91. Primo nella potenza nel XI di Palermo e quarto nella 6 barriere del XI di Catania 91. Immediatamente dopo Piazza di Siena, in sella a Pamina, Sozzi ha conquistato il secondo posto allo XIO di Lucerna, contendendo la vittoria ad Eric Navet su White T-Rock Sand e Grouchy. Jens Trabjerg, nato nel 1956, ha cominciato a montare molto giovane e successivamente, dopo aver seguito corsi di perfezionamento, è diventato istruttore e cavaliere professionista. In questi ultimi anni ha ottenuto dei buoni piazzamenti, fra cui un 5° posto nel XI di Jutland nel 1989, una piazza d'onore durante lo XI di Sopot nel giugno del 1991. Stefano Nogara, nato a Vicenza il 1° giugno 1967, nell'85 debutta in campo internazionale in Spagna. Nell'87 è campione militare, argento Young Riders e ben piazzato negli XI di Catania e Palermo. Oro di squadra nei campionati del mondo militare di Fontainebleau nell'88, dove anche argento individuale, argento anche agli italiani di Young Riders. Jorge Matias ha rappresentato il Portogallo in una Coppa delle Nazioni per la prima volta nel 1984, campione del Portogallo nello stesso anno. Con 48 vittorie collezionate nei Gran Premi in questi anni, Matias è senz'altro uno dei cavalieri di punta portoghesi. È al suo debutto a Piazza di Siena. Dirk Demmersman ha rappresentato il Belgio in una Coppa delle Nazioni per la prima volta nel 1989. Non è sposato, è la sua seconda uscita a Piazza di Siena. Ha un ricchissimo palmarès nazionale ed è già montato nelle piazze prestigiose di Ixtid, Lucerna e Dublino. Bruno Scolari ha rappresentato l'Italia in Coppa delle Nazioni per la prima volta nel 1980.
Montando e Hall, Scolari vinse la medaglia d'oro a squadre ai campionati europei Young Riders del 1982. Diego De Riu, nato il 24 luglio 1955, vive a Milano. È stato il primo cavaliere italiano ammesso alla finale di Coppa del Mondo nel 1984 a Berlino, 26esimo. Nel 1985 vinse la potenza nello Xio di Roma, bronzo agli assoluti 1986. Ha in attivo numerose presenze in squadra ufficiale azzurra. Stefan Lauber, che è nato nel 59, ha vinto il Gran Premio nell'Internazionale di Cervia, disputatosi nel weekend pasquale. Lo scorso anno, sempre con Lugana seconda, si è classificato all'ottavo posto del Gran Premio Roma, qui a Piazza di Siena. Stefan Lauber ha esordito in Coppa delle Nazioni 2 anni fa ed è detentore del record di potenza scandinavo con metri 2,25. Durissimo il prossimo barrage, muro a 2 metri e 10, triplice a 1 e 85. In campo Valerio Sozzi su Liberty. In campo Jorge Matias su CPRM Marconi Surprise. In campo Dirk Demersman su Kenwood Boya. In campo Bruno Scolari su Sachmo.
fine discutibile sulla triplice e sul muro, 2,10 metri per Bruno Scolari, che raggiunge comunque Dirk Nettelmann al quarto barrage. In campo Diego De Riu su Loropiana Polidoro. E ora l'ultima sfida, 2,20 metri il muro. Grande sportività, Demersman e Scolari hanno offerto al pubblico anche l'emozione del quarto barrage, ma non senza la possente volontà di un simpatico boia e del forte Sachmo. A pari merito vincono quindi entrambi questa splendida edizione dell'Oxio, seguiti da due italiani, Valerio Sozzi, terzo con Liberty, e Diego De Riu, quarto con Loropiana Polidoro.